Siamo qui in Piazza del Popolo con il fantastico maestro di ballo, un mio maestro di ballo, Luca della scuola Ola Latina. Che ci racconti di bello? Ma vi racconto che oggi pomeriggio abbiamo cominciato qui a Empoli in Piazza del Popolo alle 18.30 facendo un po' di musica, facendo ballare un po' di gente che passava. Abbiamo fatto delle lezioni di ballo, di baciata per tutti, animazione e soprattutto abbiamo fatto i nostri due spettacoli di punta, quelli che portiamo in giro, portiamo nei congressi di livello internazionale. Quindi un gruppo di soli uomini, che il nostro gruppo spettacolo si chiama Los Reyes, e il gruppo al femminile Le Glissed, che il popolo empolese ha avuto il piacere di conoscere e stare un pochino con noi anche. Io parlo un po', non dico da profana perché ci mancherebbe altro, però Luca è stato un mio insegnante per 2 anni di scuola di ballo latina e oltre ad insegnare veramente ha il cuore che batte in questa scuola e che coinvolge tantissima gente. So che è aperta una nuova scuola di ballo, c'è una nuova location, giusto? Ci puoi dire dove? Allora, la nostra nuova sede è aperta ormai da 1 anno e a Ponte Elsa. Quindi è una nuova sede bellissima, ovviamente tutta dedicata alla danza e non solo, perché abbiamo incrementato, ora da quando ballavi te è passato del tempo, infatti. Noi siamo migliorati, abbiamo studiato tanto, tuttora studiamo, abbiamo inserito nella nostra scuola dei professionisti anche di livello internazionale, tra cui una Indira Pacheco Santa Maria, un Valerio Perla per quanto riguarda le percussioni, facciamo recitazione, anche qualcosa di arti marziali, quindi oltre alla danza l'arte è aperta a 360 gradi, perché l'arte per noi è diventato un po' un modo per esprimersi, per esprimere l'anima, per esprimere chi siamo. Quindi uno non è detto che si la trovi il modo di esprimere nella danza e basta, può anche dedicarsi a qualcosa, basta esprimersi, basta liberarsi da quello che a volte ci chiudiamo in noi stessi. Invece ballare, recitare, suonare, sono tutti mezzi per dire chi siamo a tutto tondo, direi. Ti auguro un mondo fantastico come quello che sei te. Quindi io vi invito nella nostra nuova sede la domenica prossima, quindi 18 settembre, dove abbiamo l'open day, dove potete venire a vedere tutti i maestri, che siamo oltre 20 insegnanti, e i nostri locali, e dal 19 al 23 facciamo una settimana aperta a tutti per le prove libere, gratuite di tutte le discipline. Grazie di tutto, ciao Luca. Grazie mille, grazie.